Che cosa succederebbe se un uccello si schiattasse nel motore di un aereo? Ciao ciao uccellino! Se gli aerei ti affascinano o se hai paura di volare, sono sicuro che avrai un sacco di domande che ti frullano in testa. Che succederebbe se un uccello si schiattasse nel motore di un aereo? O se il pilota ci facesse un gran favore ed evitasse quella terrificante turbolenza? Bene, prima di avere una risposta a tutte queste domande, clicca su iscriviti e attiva le notifiche cliccando sulla campanella per unirti a noi sul lato positivo. E ora partiamo dalla più curiosa. Facciamo il conto alla rovescia dalla numero 5. E se un uccello si schiantasse nel motore di un aereo? Ecco una domanda che non è il massimo da immaginarsi, ma che sicuro anche tu ti sei posto. Ebbene, succede e viene chiamato impatto con i volatili o bird strike. Se un uccello accidentalmente finisce nel motore di un aereo, può effettivamente destabilizzarlo. Non importa se per l'uccello la giornata ha preso una brutta piega. In ogni caso, la maggior parte degli aerei ha almeno due, a volte fino a quattro motori funzionanti, e i piloti possono continuare a pilotare l'aereo dopo aver perso uno dei motori se necessario. In genere, se un solo uccello finisce nel motore, ciò non fa schiantare l'aereo, né gli fa fare un atterraggio d'emergenza. Per quanto riguarda la frequenza con cui questi bird strike si verificano, beh, più spesso di quanto si pensi. Secondo Tech Insider, ci sono stati circa 161.000 impatti con volatili su velivoli statunitensi tra il 1990 e il 2015. Ma non preoccuparti, solo 40 di loro hanno avuto problemi in seguito. In effetti, i bird strikes costano ogni anno alle compagnie aeree statunitensi circa 1,2 miliardi di dollari di danni. Ma solo una parte di quel denaro va a riparare i danni. Il resto serve per i voli annullati e per i ritardi. Che cosa succederebbe se fossi su un aereo durante un bird strike? Beh, statisticamente parlando, è più probabile che accada durante i decolli o gli atterraggi e durante il giorno. E la probabilità aumenta ancora di più nei mesi da luglio a ottobre. E se dovesse succedere, tu rimani calmo. Molto probabilmente all'aereo non succederà niente e atterrerà in tutta sicurezza se necessario. Le probabilità che degli uccelli finiscano su entrambi i motori sono piuttosto ridotte, anche se è esattamente quello che è successo al volo 1549 della US Airways nel 2009. Il capitano Sally Sullenberger e il suo equipaggio sono dovuti atterrare in sicurezza con l'aereo danneggiato nel fiume Hudson, a New York. Equipaggio e passeggeri sono sopravvissuti, ma non si può dire lo stesso degli uccelli finiti nei motori. Se ti stessi chiedendo se gli uccelli sopravvivono a un evento del genere, beh, la risposta è no. Quindi state attenti, uccellini. 4. Cosa succede se un aereo vola troppo in alto? Gli aerei volano piuttosto in alto. La maggior parte arriva fino a circa 10.668 metri. Sono circa 10,6 km in aria. È difficile credere che un aereo possa volare più in alto di così, ma in realtà può farlo. Tuttavia, ciò non significa che dovrebbe farlo. Man mano che si sale, infatti, l'aria diventa molto più leggera. Ciò significa che un aereo normale non sarebbe in grado di tenersi su in aria, perché si appoggia a una quantità specifica di pressione nell'aria. Secondo il National Air and Space Museum dell'Istituto Smithsonian, più un aereo sale in quota nell'atmosfera, più l'aria diventa meno densa, il che significa che il motore aspira meno aria, limitando la sua capacità di salire più in alto o addirittura di mantenere l'altitudine raggiunta. Sì, è bello sognare com'è salire ancora più su, ma meglio non scoprirlo, eh? 3. Cosa succede se il pilota si addormenta? Un pilota dovrebbe riuscire a rimanere sveglio in un volo di 3 o 4 ore. Ma se parlassimo di un volo di 15 ore o anche di più, i piloti rimangono svegli per tutto questo tempo? Che tu ci creda o no, i piloti a volte schiacciano un pisolino mentre sono in volo. Scioccante, vero? Beh, non spaventarti, perché su voli veramente lunghi ci sono sempre due piloti. Quindi, se uno dei due ha bisogno di un sonnellino, l'altro prende le redini. Tuttavia, non tutti i paesi hanno le stesse regole. Negli Stati Uniti, ad esempio, è illegale per i piloti fare dei sonnellini,
mentre nel Regno Unito sono consentiti dei pisolini, diciamo, controllati. 2. I piloti possono evitare le turbolenze? Un po' di sballottamento e turbolenze in volo sono del tutto normali e non bisogna allarmarsi. Certo però, con tutto quello spazio nel cielo, perché il pilota non evita le turbolenze? Beh, non è così semplice. Esistono due tipi di turbolenza. Il primo tipo è la Clear Air Turbulence, o CAT. Questo tipo di turbolenza non si può prevedere, quindi non si può pianificare il volo in base ad esse. Se un pilota che ha appena sorvolato una rotta ne segnala una, gli altri piloti possono scegliere di evitarla. Ma non possono deviare del tutto, perché aggiungerebbero più distanza al volo. L'altro tipo di turbolenza è causato da nubi temporalesche note come CB o cumulonimbi. Durante un volo che procede a velocità di crociera, un pilota può girare intorno ai cumulonimbi fino a un certo punto. Tuttavia, quando l'aereo sta atterrando, il pilota non può virare fuori rotta. Infatti, negli ultimi 8 km prima dell'atterraggio, la rotta non può essere modificata in nessun modo. Con entrambi questi tipi di turbolenza, la tua sicurezza non è a rischio. Potrebbe non essere piacevole se hai paura di volare, ma fidati del pilota e di quello che fa, e andrà tutto bene. Numero 1. Perché si spegne la luce in cabina quando l'aereo atterra o decolla? Se ti è mai capitato di volare all'imbrunire, di notte o al mattino presto, probabilmente hai notato che durante il decollo e l'atterraggio le luci della cabina si oscurano. Questo non ha nulla a che fare con il comfort dei passeggeri, in realtà è una precauzione di sicurezza. In caso di incidente quando ormai è buio, spegnere le luci consente agli occhi dei passeggeri di adattarsi rapidamente all'oscurità se l'aereo dovesse effettuare un'evacuazione di emergenza. Dopotutto, ci vogliono più di 10 minuti per adattarsi completamente all'oscurità improvvisa. E se c'è un'emergenza, non si ha tutto quel tempo. Se la corrente salta improvvisamente e tu hai avuto delle luci fortissime sparate negli occhi, beh, ci metti di più per abituarti all'oscurità. Le luci così basse, poi, consentono di individuare i segnali di sicurezza e le giuste direzioni. Conosci altre curiosità sugli aerei? Facci sapere nei commenti. Non dimenticare di mettere mi piace al video, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti per rimanere nel lato positivo della vita.